ringrazio a chi ha organizzato questo appuntamento, la possibilità di poterci esprimere in proposte e fare le nostre opportune valutazioni. Wilcome, sigla che forse per i più, diciamo, sia talmente complessa che dice poco e nulla. Un po', diciamo, la categoria della comunicazione, dell'informazione o della cosiddetta anche produzione culturale. Siamo toccati da questa vicenda da due aspetti: i lavoratori dei giornali quotidiani, i poligrafici, e i cosiddetti artisti che citava in apertura Marco. Forse problemi diversi, però li voglio dire, perché al di là del cosiddetto decreto di armonizzazione ci sono anche dei problemi, diciamo così, di origine pregressa, che l'attenzione del governo, cosiddetto tecnico, non avendo un'attenzione anche alla parte sociale, che dovrebbe essere, diciamo così, la caratteristica di chi ha e amministra un paese, forse dirò una cosa un po' pesante: il tecnico fa più danni del politico corrotto, se non ha l'occhio al sociale, perché amministra un paese, non amministra, posso dire, un condominio o una bocciofila. I poligrafi sono i quotidiani. Anch'io condivido che c'è un abuso di delega, perché è regolamentato il sistema previdenziale dalla legge del 416 dell'81, sulla cosiddetta riforma dell'editoria, quando consentì, accompagnò una profonda trasformazione dal cosiddetto sistema tradizionale, noi del settore lo chiamiamo il settore a piombo, all'elettronica. Questo ha significato che questa trasformazione ha portato la cosiddetta popolazione di riferimento da 15.000 addetti agli attuali 5.000 addetti. Adesso siamo di fronte a un ulteriore passaggio, diciamo così, traumatico, perché dall'elettronica i giornali quotidiani si stanno trasformando al sistema digitale. Troppo facile dire che dal 1 gennaio si cambiano le regole in campo. Parliamo di poche centinaia di addetti che saranno coinvolti. In virtù della crisi della trasformazione si sono firmati accordi e sono stati definiti i cosiddetti esuberi. Gli accordi sono stati registrati al Ministero del Lavoro con tanto di decreto. Nei prossimi mesi ci saranno lavoratori definiti esuberi che lasceranno il posto di lavoro. C'è questa norma di accompagno che dal 1 gennaio viene abolita, i cosiddetti 3 anni di agevolazione, che non è altro che la mobilità, la differenza tra la mobilità che agganci la pensione dopo il termine di 3 anni di mobilità. Viene anticipata la pensione di 3 anni, sempre l'INPS rispetto a questo, che vuol dire c'è il carico. Se un lavoratore è stato definito mobilità e sarà fuori dall'azienda a febbraio, se dal 1 gennaio vengono aboliti 3 anni, cos'è? Improvvisamente, dopo una vita di dignità di lavoro, diventa un esubero, un disoccupato? Credo che questa cosa vada salvaguardata, chiarita, perché l'accordo è stato fatto, il Ministero ne ha fatto, del Lavoro ha fatto un decreto, abbiamo fatto cose all'interno delle leggi di questo Paese. Non si può intervenire con questa leggerezza e dire che improvvisamente un lavoratore. E parliamo di lavoratori che non sono i cosiddetti privilegiati perché hanno i 35 anni, i 57 anni rispetto agli altri. Chi lavora un giornale quotidiano, il giornale esce 360 giorni l'anno, meno 5 giorni. Riposi alternati, o riposi lunedì o il martedì, qualche volta ti capita anche la domenica. Chi sta in preparazione inizia a lavorare e lavora in quell'orario per una vita intera, dalle 16 alle 23. Chi lo stampa entra alle 23 e esce all'1 di notte. Chi sta nella parte, diciamo, confezione e spedizione, per una vita intera il suo orario di lavoro è dall'1 di notte alle 6 di mattina. Vita sociale inesistente. Immaginate uno che alle 9 lascia la casa e va a lavorare in un giornale quotidiano. C'è un motivo perché la legge intervenne in quella maniera. Che
Credo che da questo punto di vista, per quello che si sta preparando, sarebbe opportuno, diciamo così, chiedere le giuste garanzie per questi lavoratori che si trovano coinvolti in queste forme di ristrutturazione. Poi l'anomalia che non si riesce a capire, sapete qual è? Il giornale viene fatto dai poligrafici e dai giornalisti. La norma si applica ai poligrafici, non si fa nessuna, non che io voglia scaricare anche i giornalisti, se c'è stata una sensibilità verso i giornalisti non capisco perché questa sensibilità, questa attenzione, perlomeno per chi è coinvolto in un processo di ristrutturazione si troverà nei prossimi mesi fuori dall'azienda, non si danno le opportune garanzie e non c'è un elemento di eguaglianza tra il poligrafico e il giornalista. Questo sinteticamente per quanto riguarda doverosamente nei riguardi di una categoria che rappresento. La cosa più complessa è sul settore dello spettacolo, delle cosiddette figure artistiche. Dato che la materia non è facile, è un po' complessa, la vorrei articolare, mi sono permesso di preparare un appunto che vi leggo, perché lo vorrei lasciare poi alla Presidenza, a Domenico, a Marco, che ha il cosiddetto, diciamo così, argomento di riferimento. Se fosse possibile riaprire questo problema. Alcune cose Marco in apertura l'ha detto, io lo vorrei integrare. L'articolo 24 del decreto legge del 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011 del numero 214, prevede al comma 18 l'adozione di disposizioni volte a favorire un processo di incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici obbligatori dei regimi speciali fondati su requisiti diversi rispetto a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, tenendo conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei relativi settori produttivi di riferimento. Alla luce delle sopracitate previsioni, abbiamo più volte posto all'attenzione le principali specificità che caratterizzano lo svolgimento della prestazione lavorativa nel settore dello spettacolo e le criticità indotte in ordine alla tutela pensionistica delle lavoratrici e dei lavoratori dello spettacolo sino al 2011 prestata dal disciolto EMPALS, ente di previdenza dei lavoratori dello spettacolo e dello sport. Nel merito, i rapporti di lavoro di natura artistica e tecnica invalsi nel settore dello spettacolo sono caratterizzati da una spiccata discontinuità e una durata contenuta nell'arco dell'anno solare. Con riguardo al primo aspetto, se assumiamo a riferimento i comparti tipici del settore, vale a dire quello cinematografico, musicale e teatrale, rileviamo come nel 2010 i contratti di lavoro discontinui, contratto subordinato a tempo determinato, autonomo nelle sue diverse forme e contratto di scrittura artistica abbiano riguardato circa l'85% della platea dei lavoratori artisti. L'85% a tempo determinato, partita IVA e tutte quelle che sono le materie, diciamo così, se prendeva spunto lì chi ha fatto le modifiche, la cosiddetta flessibilità d'ingresso, avrebbe avuto anche qualche, diciamo così, ulteriore formula, diciamo così, per allargare la platea. In ordine al secondo aspetto, la durata della prestazione lavorativa immediatamente finalizzata alla produzione dello spettacolo, che nei rapporti di lavoro autonomo costituisce la componente utile ai fini assicurativi, è estremamente breve. Sulla base dei dati del disciolto EMPALS, nel corso del 2011 la posizione assicurativa dei circa 83.000 lavoratori impiegati nel settore cinematografico registrava in media poco più di 75 contributi giornalieri. Nello stesso anno, quella dei circa 50.000 lavoratori del settore musicale si ferma in media a 66 contributi giornalieri. Ciò è riconducibile anche alla circostanza che l'effettiva prestazione lavorativa di un artista o di un tecnico del settore si sviluppa non solo nell'ambito della produzione dello spettacolo, bensì anche attraverso lo svolgimento di percorsi di ricerca e formazione finalizzati all'arricchimento delle conoscenze e delle competenze funzionali allo sviluppo del contenuto e della prestazione rivolta al pubblico.
Dall'analisi dei pochi dati sopra riferiti emerge in tutta evidenza come la regolazione del rapporto assicurativo e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dello spettacolo debba essere fondata su criteri coerenti con le condizioni strutturali di svolgimento del rapporto di lavoro. Le innovazioni introdotte al regime pensionistico dei lavoratori dello spettacolo nel corso della seconda metà degli anni 90 hanno invece reso sempre più difficoltoso l'accesso ai trattamenti pensionistici. Anche qui pochi dati per favorire la concezione del fenomeno. Al 31 dicembre 2011 il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, a fronte di circa 295.000 lavoratori attivi, registrava solo 55.000 pensioni. Sempre alla stessa data, l'avanzo di amministrazione della predetta gestione ammontava a 2,2 miliardi di euro, con la prospettiva di lievitare nell'arco dei prossimi 30 anni fino a 30 miliardi di euro. Riteniamo che i predetti dati siano assolutamente indicativi di un regime pensionistico che, con le attuali regole, non essendo più in grado di assicurare alcuna rispondenza fra contribuzioni e prestazioni, produce generazioni di lavoratori dello spettacolo che, pur avendone supportato i relativi oneri, risulteranno prive della tutela pensionistica obbligatoria. A fronte di ciò abbiamo più volte chiesto al Ministero del Lavoro un intervento di riordino dei trattamenti pensionistici nel settore dello spettacolo, ispirato alle seguenti linee direttive. Riduzione del numero minimo di contributi giornalieri necessari per il conseguimento dell'annualità assicurativa per i lavoratori subordinati e autonomi che operano con rapporti di lavoro a tempo determinato. Allo stato, il lavoratore a tempo determinato, la cui prestazione è direttamente connessa con la produzione dello spettacolo, acquisiscono l'annualità assicurativa con almeno 120 contributivi giornalieri nell'arco dell'anno solare, quelli la cui attività non risulta direttamente connessa alla produzione dello spettacolo con almeno 260 contributi giornalieri. L'introduzione di meccanismi preordinati a favorire la ricongiunzione delle posizioni assicurative da e verso altre gestioni pensionistiche obbligatorie, difatti sovente l'attività svolta dai lavoratori del settore, ancorché caratterizzata da oggettive condizioni di professionalità, costituisce solo una parte della complessiva attività lavorativa assicurata presso altre gestioni pensionistiche. Potenziamento delle annualità di posizione assicurativa e della misura della retribuzione imponibile attraverso l'estensione ai lavoratori post 95, fermo restando il limite del massimale contributivo annuo all'assoggettamento a contribuzione piena secondo il metodo delle fasce giornaliere oggi applicabile esclusivamente ai lavoratori ante 95. Preservazione dei vigenti limiti di età di accesso alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia per quelle figure professionali, la cui attività lavorativa, per la natura della prestazione svolta e per le condizioni di impiego, non può oggettivamente protrarsi oltre definiti limiti anagrafici. Relativamente alla platea degli assicurati, la normativa del settore non reca distinzione tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, quanto a obblighi contributivi e diritti alle prestazioni previdenziali. Nell'ambito dell'elenco delle categorie dell'EMPALS vi sono figure professionali, anche autonome, che detengono diritti di proprietà intellettuale. Per costoro la legge è intervenuta prevedendo che sia esente da contribuzione previdenziale una quota dell'intero compenso non superiore al 40%. Il restante 60% è viceversa assoggettato alla contribuzione. Vi sono però figure contigue, non comprese nell'elenco delle figure professionali EMPAS, che percepiscono compensi a titolo di cessione del diritto d'autore che sono interamente esclusi dalla contribuzione e quindi dalla possibilità di costituirsi una posizione previdenziale. Riteniamo che la materia necessiti un accurato esame al fine di poter integrare ulteriormente la platea EMPALS con categorie che abbiano l'esigenza suddetta, estendendo a queste la norma sopra rammentata. Infine, pur nel nuovo contesto derivante dalla presenza di un unico istituto previdenziale nazionale, proponiamo affinché le buone prassi che nel corso di questi ultimi anni hanno consentito al disciolto EMPALS
di assicurare il contenimento dei fenomeni di evasione ed elusione contributiva, fenomeni che in un settore come quello dello spettacolo, caratterizzato dalla dimensione ridotta delle imprese e dalla mobilità territoriale delle produzioni, possono compromettere la costituzione della tutela previdenziale. Continuino ad essere perseguite e potenziate. Ci si riferisce in particolare alle misure di controllo della regolarità contributiva delle imprese collocate prima dello svolgimento dello spettacolo e in occasione di interventi pubblici di sostegno finanziario o economico alle produzioni, alle forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali del settore finalizzate a contribuire alla corretta osservanza degli obblighi contributivi, all'attivazione delle forme di controllo basate sulla responsabilità del committente per i diritti assicurativi, oltre che retributivi dei lavoratori delle ditte appaltatrici. Si tratta di strategie che nel corso degli anni hanno significativamente concorso ad una crescita del gettito contributivo del Fondo Spettacolo mediamente superiore all'aumento del volume degli affari del settore. Nella speranza, sia pur sommariamente, di aver illustrato le specificità che caratterizzano il lavoro del settore spettacolo e che richiedono, proprio al fine di perequare i diritti e i trattamenti previdenziali tra i lavoratori dei vari settori, specifiche normative e nella convinzione che anche nell'ambito del processo di integrazione con il nuovo INPS vadano preservate le specificità del 18 EMPAS attraverso una gestione speciale per favorire l'adozione degli obiettivi di riordine del trattamento pensionistico, che sinteticamente qui ho delineato, e delle misure di armonizzazione previste dal comma 18 della legge 214/2011. Grazie. Grazie a Bruno.